La giornata dedicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite alle donne della scienza. All'Aquila le testimonianze di chi ogni giorno sfida i pregiudizi di genere. Michela Barilari. Cosa vorresti fare con i tuoi studi? Non lo so, ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica. Mi piacerebbe intraprendere lo studio e continuare lo studio nell'ambito dell'ingegneria. Non fatevi mai limitare dall'immaginazione limitata degli altri. La frase dell'astronauta Mae Jemison ben sintetizza il messaggio che in questa giornata ONU delle donne nella scienza arriva da fisiche, informatiche, economiste a 150 studenti nell'auditorium del Gran Sasso Science Institute all'Aquila. Nel mondo meno del 30% delle ragazze sceglie percorsi legati alle facoltà scientifiche e sono solo 20 le donne che hanno vinto un premio Nobel contro i quasi 600 uomini. Eppure, è la testimonianza, alle donne la scienza si addice. Io credo che serva un impegno fin da piccoli a non chiudere all'interno di categorie, siano esse date dal gender o anche da altri stereotipi che necessariamente dominano la nostra società, cioè di dare a ognuno la possibilità di esprimere e realizzare se stessi. Anche se da vincere, spesso ci sono i propri stessi limiti. È vero che c'è ancora della discriminazione, però è anche vero che noi donne a volte non ci buttiamo abbastanza nelle cose, e tendiamo a rimanere un pochettino un passo indietro, e questa è una cosa che non va fatta. Tanti pregiudizi da sfatare. Molte volte le donne non vengono giudicate per il contributo che portano alla scienza, ma per altri aspetti. Sono a volte troppo belle, troppo brutte, sono madri, non sono madri. Vengono giudicate per altri fattori e non per quel contributo che danno alla scienza. Tante ancora le difficoltà, soprattutto nel raggiungere i livelli più elevati. Io mi ritengo fortunata ad aver raggiunto una posizione apicale come direttora, come si dice oggi, del laboratorio del Gran Sasso ed ecco perché sono molto volentieri qui proprio a testimoniare questa possibilità di arrivare alle posizioni anche più alte. Ma per le ragazze che riconoscono alla scienza quella grande bellezza che vi trovava Marie Curie, c'è un intero universo di possibilità. Molte volte si riescono a fare cose che sono veramente impensabili. C'è spazio per le donne nella scienza, secondo te? Dobbiamo prendercelo. Cioè, dobbiamo crearlo forse.